Enduro Cup Lombardia 2014. Claudio Riotti e Luca Trevisan, detto Plec, siamo a Tavernerio per la prima tappa dell'Enduro Cup Lombardia e questo è il panorama che potete ammirare dal rifugio Bondella, dove potete anche fermarvi a mangiare una fetta di torta, dell'ottima polenta, qualsiasi cosa. Allora, stiamo andando a provare le PS, seguiteci perché comunque sono molto belle, molto veloci quest'anno e scorrevoli, ma con anche qualche bello strappo e qualche tratto molto tecnico. Quindi ci vediamo tra poco. Ciao. Ok, ciao ragazzi. Siamo sempre Claudio Riotti, Luca Black Trevisan, Enduro Cup Lombardia. Questo è l'inizio della PS3. Siamo qua per BC Live e per Bike Co. Quindi andiamo a farci questa PS e speriamo di non bucare. Esatto. Allora, inizio con piccolo tratto pedalato e subito si entra nel vivo con questi droppettini e queste bellissime curve, dove anche qua magari la traiettoria bisogna cercarla e cercare di lasciar correre la bici. Qua c'è un piccolo drop, ma niente di problematico. Luca c'è. Ok, qua bisogna mollare un bel po', perché poi bisogna pedalare. Quindi, spaccatona, anche qua si arriva in un altro tratto un po' tecnico, ma molto scorrevole. Anche qui bisogna sfruttare bene le linee, quindi venite almeno a farvela una volta, perché comunque serve. Questi passaggi sono molto simili e bisogna stare attenti a non confondersi. Questo è meglio farlo con la destra. Ok, una bella curva qui e riparte un altro pezzo pedalato. Questo, come si può vedere, il fondo è un po' sabbioso e bisogna dargliene anche alzando la sella per mantenere la velocità. Ovviamente il fiatone viene, sfido chiunque a non farselo venire, ma poi via, dentro in questo toboga fighissimo ragazzi, veramente bello, con questi appoggi dove la bici va ma poi all'ultimo momento tiene, quindi lasciamo scorrere e via, qualche pedalata qua per rilanciare e via 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 via, pezzi velocissimi. Ok, qua c'è una bella traiettoria più alta e anche qua per cercare di mantenere le velocità, niente di troppo impegnativo, ma bisogna saperla, diciamo. Qua allargare, e poi stringere. Ho fatto un piccolo errore perché qua si sale. Ciao e via, un altro strappetto. Aspettiamo un attimo Luca. Ci sei, Black? Yeah boy. Era solo una scusa per riprendere fiato, perché qui poi si rialza la sella e via, strappettino. Ora, PS3, siamo sempre con BC Live e Bike Co all'Enduro Cup Lombardia. Poi io taglio un po' di traiettorie, ma poi bisognerà vedere quando la fettucceranno. Questo è il pezzo più guidato, molto bello, molto scorrevole. Attenzione agli alberi, perché sono tanti. Come si può vedere, si fa anche il pelo. E certo, conoscere il tracciato qui è molto molto importante, soprattutto per alcune curve un po' assassine, diciamo. Vedete che i lavori per la pulizia vanno avanti
penso la settimana prossima o quella dopo. Oggi è il 10. Dov'era qua? Vabbè, poi sarà pettucciato per vedere meglio dove andrà la pista. Comunque, se verrete la settimana prima del 25 maggio, sarà tutto tracciato per bene. Ecco, una curva un po' infida era quella. Comunque, ragazzi, che roba, bellissimo. Alzare un po' qui questa, boh, qua si sgheppa un po' e qua io taglio. Bellissimo, veramente bellissimo. Wow, troppo bello. Si sente veramente la bici che va da tutte le parti, ma bisogna farla stare lì. Yeah. Ok, curvetta un po' infida. Anche questa, perché risale un pochettino. E via. Adesso qua, attenzione. Ultimo pezzo un po' ripidino. Qua si poteva fare meglio. Qui ci sono una moltitudine di linee, ma penso che sia di là. Yeah, boys! Oh, ci fanno anche il tifo! Alla grande, cazzo! Yeah! Vedete che stanno proprio sistemando e stanno lavorando per voi. Ok, qua ultime curve. E ci siamo quasi. L'anno scorso si passava su, ma adesso penso si passi di qui. Luca mi chiama, ma dovremmo essere a posto. E la PS termina qua. Molto bene. Wow, bellissima.